Buonasera a tutti. Siamo qui con l'ultimo incontro degli altri stati generali. Si tratta di un'iniziativa durata per 10 giorni, nella quale cinque associazioni, tra cui Minerva, la rivista La Fionda, Critica Economica, Osservatorio Globalizzazione, hanno deciso di provare a affrontare i principali assi tematici del futuro del paese per provare a proporre nuove politiche. Io sono Gian Domenico, faccio parte di Sottosopra e vi introduco subito i nostri ospiti di questa sera. Abbiamo l'onore di avere qui con noi Stefano Alievi, che è un laureato in scienze politiche a Milano, dottorato in ricerca sociologica a Trento, e da 20 anni è presso l'Università di Studi di Padova, dove è attualmente professore ordinario di sociologia. Prima di entrare nel mondo accademico, ha svolto attività giornalistica come giornalista professionista e come operatore sociale e sindacale. È specializzato nello studio dei fenomeni migratori, in sociologia delle religioni e studi sul mutamento culturale e politico in Europa. Ha una fervente attività di pubblicazioni e articoli e interviste su dibattiti di attualità. Tra i suoi volumi ricordiamo l'ultimo uscito, che è La spirale del sottosviluppo per l'editoria La Terza, Cinque cose che tutti dovrebbero sapere sull'immigrazione, Immigrazione cambiare tutto. Abbiamo poi qui con noi Aldo Barba, che è professore associato di politica economica all'Università Federico II di Napoli, ha conseguito il dottorato alla Sapienza di Roma e è stato visiting scholar presso la Columbia University. Negli ultimi anni ha pubblicato in collaborazione con il professor Massimo Pivetti un interessante e provocatorio libro sulla fine della sinistra in Europa e ha recentemente intrapreso il progetto di una trilogia sui tre grandi temi di quelli che considerano essere i principali cedimenti alle idee neoliberali. Di quello sulla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone. In particolare, l'ultimo libro uscito di questi è Il lavoro importato per la casa editrice Meltemi. Infine abbiamo con noi Raffaele Falcone, che è giurista e sindacalista, è segretario della FLAI CGIL di Foggia, è iniziato il suo rapporto con il caporalato, con il mondo dei lavoratori dell'agricoltura, facendo il bracciante agricolo nel periodo dei suoi studi universitari. Ringrazio innanzitutto i nostri relatori per aver deciso di dedicarci il loro prezioso tempo e competenze. Faccio quindi una breve premessa. Non parleremo oggi di razzismo, di diritti umani, di profughi, guerre o geopolitica. Cercheremo di focalizzarci invece su un aspetto specifico della questione migratoria, collegata al mondo del lavoro e della popolazione demograficamente definita attiva. Cercheremo anche di rimanere lontani da quello strano bipolarismo che, pur avendo una continuità delle politiche, a prescindere dalle forze al governo, inserisce la discussione su questi temi su binari o facili accuse di razzismo o di un astratto aiutiamoli a casa loro, privo in realtà di qualsiasi significato. Le contraddizioni le conosciamo, la legge che regolamenta oggi l'immigrazione nel nostro paese e la possibilità di avere il permesso di soggiorno in Italia è ancora turco-napolitano, modificata in successione dalla Bossi-Fini, dal decreto Maroni, Minniti e dai recenti provvedimenti di Salvini. Però di fatto non ho mai previsto un cambiamento della struttura, a prescindere dai governi e dai ministri proposti. Il contenimento in Libia dell'immigrazione fu teorizzato con Prodi Presidente della Commissione europea, realizzato con continuità dai governi Berlusconi e da quelli successivi, fino ad essere adottato anche in maniera analoga in Turchia per preservare l'ingresso della via balcanica. Come peraltro abbiamo anche scoperto, molti di noi hanno scoperto pochi mesi fa, quando Erdogan ha deciso di far sentire la sua presenza ai confini greci. Affrontiamo qui un tema assolutamente complesso, come direbbe Pierluigi Fagan, o citando Marcel Mauss, nel saggio del dono, come un fatto sociale totale. L'immigrazione è un fenomeno strutturale da decenni e tuttavia è sempre stato affrontato in termini di emergenza, come fosse un fatto episodico, ma l'estensione, la qualità e la quantità del processo sono tali da esigere una soluzione complessiva al nostro sistema di convivenza, che non sottovaluti il malessere diffuso nell'opinione pubblica. Le domande che ci porremo oggi sono innanzitutto se l'immigrazione sia davvero un fattore di aggravamento degli effetti della mondializzazione sul potere contrattuale dei salariati e sulle condizioni generali di vita dei ceti popolari, e come si può provare a escludere ogni concorrenza tra lavoratori di nazioni diverse favorendo norme con forme concrete di solidarietà internazionale. Bene, scusate se ho fatto una premessa forse un po' troppo lunga, non mi dilungo. E partirei subito con il primo dei nostri relatori. E chiederei per iniziare al professor Stefano Alievi di descriverci perché l'immigrazione è un fattore importante anche per la vitalità del nostro paese.
E in particolare, diciamo, chiederei di fare una riflessione sulla questione demografica, dell'impatto dell'immigrazione e dell'emigrazione sulla realtà europea e italiana in particolare. Allora, la domanda è da 100 milioni, cercherò di contenermi, ma la prima cosa da fare è effettivamente riflettere sugli aspetti demografici. Io nel libro parto da lì per parlare poi di immigrazione e di emigrazione. Perché? Perché è un quadro fondamentale da conoscere, su cui in Italia c'è praticamente zero dibattito politico, mentre in altri paesi, Germania, un po' anche Spagna, Francia se ne parla un po' o abbastanza. Ci sono periodi in cui ci sono vivaci editoriali dall'una all'altra parte che cercano di approfondire vari argomenti, in Italia quasi zero. Ora, a me sembra la base anche per il lavoro degli operatori del settore, a cominciare anche dal sindacato, visto che abbiamo persone che professionalmente fanno questo nel panel. Faccio un esempio molto semplice. In questo momento abbiamo 3 lavoratori attivi ogni 2 pensionati. Nel 2045, probabilmente prima, rischiamo di avere un rapporto di 1-1, cioè un lavoratore attivo ogni pensionato, che da solo, se lo racconti a uno studente universitario, a un ragazzo, è un buon motivo per programmare di partire. Ed è una tragedia perché uno non si sostiene il sistema previdenziale in una situazione di questo genere, due si aggrava un difetto italiano presente, abbiamo pochi lavoratori e rispetto ai non lavoratori. Non c'è proprio. Faccio un esempio molto semplice per collegarmi all'immigrazione. I mestieri principali in cui sono presenti gli immigrati nella mappaci e la cucina, quindi quel questi lavori non li fanno gli italiani, i giovani italiani, non perché sono schizzinosi, ma uno perché non ce n'è abbastanza. Due, perché l'80% dei ragazzi che entra nel mercato del lavoro ha perlomeno il diploma, perlomeno. L'80%, la stessa cifra, degli immigrati è inquadrato come operaio. Allora, questo ci dice immediatamente che c'è un problema, c'è una discrasia gigantesca, per cui ci sono immigrati che occupano settori in cui in parte c'è una concorrenza, nel bracciantato, per esempio. Con i livelli più bassi per esempio, di livello di istruzione di fascia sociale italiana, e per il resto no, non c'è, cioè se non ci fossero loro, questi lavori qua non li fa nessuno. E d'altro canto abbiamo una overqualification sia degli immigrati, tra l'altro, ma anche degli italiani che hanno titoli di studio che non sono sufficientemente richiesti nel mercato del lavoro italiano, oppure sono pagati troppo poco, per esempio, per cui a parità di lavoro, magari trovi lavoro come ingegnere, sicuramente, ma ti conviene andare a farlo in Germania o in Olanda dove ti pagano molto di più e fai carriera anche più velocemente, perché poi questo si somma a una serie di difetti strutturali del nostro paese, la leggendaria, come dire, immobilità sociale, per cui la metà dei medici è figlia di medici, la metà di architetti è figlia di architetti, ma vale persino per gli edicolanti e i farmacisti, e nello stesso tempo gli operai sono normalmente figli di operai. Per cui da un lato c'è questo problema, dall'altro questa disconnessione totale tra il mercato dell'istruzione e il mercato del lavoro, la non programmazione dei medesimi, ecco, che si unisce alla non programmazione dell'immigrazione e coi risultati che sappiamo. Poi sono anche legati a una mobilità che è aumentata di per sé e aumenterà ancora nonostante il Covid che la rallenta, la stoppa per un po', ma poi riprenderà. Faccio un esempio molto semplice, visto che la tua domanda riguardava anche l'Europa.
Noi pensiamo sempre ai paesi, diciamo dalla Svizzera in su, come paesi di emigrazione per noi e di immigrazione per loro, ma tutti i paesi sono tutto. Cioè in Francia, in Spagna c'è un quasi equilibrio tra immigrati e migranti ogni anno. In Gran Bretagna ogni due immigrati c'è un emigrante. La Germania è il primo paese d'Europa per immigrati ed è anche il primo paese d'Europa per emigranti. Perché? Perché semplicemente il mondo del lavoro è cambiato, perché ci si sposta molto di più, molto facilmente, in maniera meno costosa, diciamo così, sia economicamente sia psicologicamente, per cui tutti questi fattori sono connessi. Infatti nel libro ho cercato di lavorare proprio sulle connessioni anziché sull'approfondimento dei singoli aspetti solamente, perché dalle connessioni capiamo molto di più, appunto, rispetto alla domanda. Se abbiamo un'idea della demografia, forse l'immigrazione, ma anche l'immigrazione, la inquadriamo in maniera diversa. Tra l'altro la demografia ci dice tantissimo anche su alcuni settori. Per esempio, oggi parliamo di assumere, e sarà una buona notizia, nuovi insegnanti. Dopodiché, in realtà, ci serviranno, e va bene, per fare classi più piccole, perché invece nei prossimi 10 anni sappiamo già che a causa del declino demografico ce ne serviranno 50.000 di meno, in realtà, non di più. Dovessi fare una proiezione su altri settori, come dire, la demografia ci aiuta a capire che, per esempio, stiamo invecchiando in maniera spaventosa. Noi ogni 10 anni guadagniamo 2 anni, tra i 2-3 anni di età. Cioè l'età media si alza, e questa in sé è una buona notizia, ma l'età media in salute non si alza alla stessa velocità. Ci sono proiezioni devastanti sul numero di, per esempio, di anziani non autosufficienti da qua a 10 anni, nel 2028. Alcuni prevedono che siano 6 milioni, cioè un italiano su 10. È un mondo così, cioè un mondo che da un lato fa scappare i giovani. Io non ci vivrei in un mondo, diciamo così, e dove non si vedono provvedimenti, non si fanno leggi che favoriscono la natalità, ma anche che gestiscono la mobilità umana, l'immigrazione. E quindi, come dire, il quadro è un attimino problematico. Spero che la discussione pubblica su questi temi aumenti, l'attenzione. Cioè, politici che parlano di demografia non ne sentite mai, per esempio. Ora, io credo che sia una delle cose su cui dobbiamo riflettere. Noi non usciremo dall'emergenza post-Covid, se parliamo solo dell'emergenza, dobbiamo affrontare i problemi strutturali che erano già gravi prima, ma a cui il Covid ha dato, per così dire, il colpo di grazia. La ringrazio molto, professore. Sì, con inquadramento iniziale va benissimo, e la ringrazio molto per il suo intervento. Molte delle cose che ha detto sono effettivamente, diciamo, molto concrete, reali. Se il nostro paese ha avuto una stagnazione economica molto evidente negli ultimi 20 anni, anche sul lato demografico, un sistema, diciamo, capitalistico avrebbe bisogno anche di una leggera comunque tendenza anche alla crescita demografica per reggersi bene, e questo invece è una puntualizzazione. Poi mi taccio, ma la recessione demografica quasi sempre nella storia implica anche una recessione economica. Punto. Diciamo. Chiaro, chiarissimo. E con in più anche un fattore determinante riguardo appunto alla questione, diciamo, dell'invecchiamento stesso della popolazione. Quello che diciamo, anche l'INPS, per esempio Boeri, quando è stato, diciamo, quando era presidente dell'INPS, diciamo, ha spesso tirato fuori la questione, diciamo, dei lavoratori immigrati per pagare, diciamo, le pensioni e per, diciamo, appunto, compensare in qualche modo l'invecchiamento della popolazione. Ecco, questo ragionamento però dell'immigrazione come forma, diciamo, di compensazione rispetto a questi fenomeni, appunto, demografici di lungo periodo, ha però dei punti, diciamo, deboli, per cui probabilmente in qualche modo può essere anche problematizzato ulteriormente. Chiederei al professor Barba, che so che appunto ha scritto su questi temi, se può un po' spiegarci quali possono essere, diciamo, i limiti, diciamo, di questo ragionamento. Ma che dire, nel senso che
La demografia io credo che in realtà sia invece molto presente nel, non so quanto nel dibattito pubblico, ma è all'attenzione di tutti gli scienziati sociali. Ora il problema è capire che cosa si intende per crisi demografica e soprattutto qual è la connessione tra quella che chiamiamo crisi demografica e l'immigrazione, nel senso, per dirla esplicitamente, la necessità di apertura al fine di fronteggiare, contrastare la crisi demografica. Io non sono tanto d'accordo sull'idea che la crisi demografica sia un argomento che conduca alla scarsità di lavoratori e quindi alla necessità di avere lavoro importato, di necessità di importare lavoratori dall'esterno. Per quale motivo dico questo? Perché è vero, indubbiamente è vero che ci sarà un invecchiamento della popolazione e che in una certa misura, e mi sforzerò dopo di chiarire in che misura, questo invecchiamento della popolazione è ineluttabile, è scritto nei dati, la demografia ha degli effetti di trascinamento che ci consentono di prevedere gli andamenti nei decenni a venire in base a quella che è l'attuale struttura demografica della popolazione. Però la prima cosa che vorrei rilevare è questa, è che l'invecchiamento della popolazione, che si verificherà in larga misura atteso, di per sé non pone alcun tipo di ipoteca sul tenore di vita così come comunemente inteso in termini di prodotto pro capite, perché non dobbiamo dimenticare una cosa, che il prodotto pro capite è sostanzialmente la risultante del prodotto per occupato, cioè quanto ogni lavoratore è in grado di produrre, moltiplicato per il rapporto tra le forze tra gli occupati e le forze di lavoro, il complemento del tasso di disoccupazione, cioè quante persone lavorano effettivamente nelle forze di lavoro, ancora moltiplicato per le forze di lavoro e la popolazione in età attiva, e infine per la popolazione in età attiva diviso la popolazione complessiva. Ora è fuori discussione che il rapporto che andrà a imporsi negli anni a venire tra popolazione in età attiva e popolazione complessiva è un rapporto che si ridurrà. Il numero dei soggetti in età attiva si ridurrà perché il numero degli anziani crescerà. Oggi l'indice di dipendenza è il 35%, uno scenario mediano dell'Istat lo dà per il 2065 al 60%. Ritornerò dopo su questo incremento di questo dato. Per il momento quello che vorrei sottolineare è questo: il fatto che l'indice di dipendenza demografica crescerà non significa affatto che il prodotto pro capite deve ridursi. Per quale motivo non significa che il prodotto per occupato deve ridursi? Perché innanzitutto dobbiamo considerare quante persone in età attiva fanno parte delle forze di lavoro. Allora, se noi ci poniamo da questa prospettiva, ci rendiamo immediatamente conto che esiste un numero elevatissimo di persone in età attiva che hanno abbandonato le forze di lavoro non perché vivono di altri redditi, non perché sono a priori si sono autoescluse per una scelta individuale dalle forze di lavoro, ma perché non trovando lavoro hanno smesso di cercarlo e non sono nemmeno più disoccupati, semplicemente non fanno più parte delle forze di lavoro. Sono numeri impressionanti, sono numeri impressionanti in Italia, ma non solo. Ancora, dobbiamo considerare poi nelle forze di lavoro coloro i quali stanno effettivamente lavorando, cioè coloro i quali sono effettivamente occupati. E qui entra in ballo la disoccupazione propriamente detta, elevatissima, ancora milioni. Infine, dobbiamo considerare la crescita del prodotto per occupato, anch'essa una variabile fondamentale nel sostenere l'andamento del prodotto pro capite nel tempo. Quello che sto dicendo semplicemente è che vi è spazio per una crescita dell'indice di dipendenza degli anziani senza che ciò ponga un'ipoteca sul prodotto per occupato, perché la vera dipendenza non è quella degli anziani nei confronti dei non anziani, ma è di tutti coloro i quali
pur volendo e potendo lavorare, non riescono a trovare un lavoro. Questo è il punto fondamentale. Ed è proprio in base a questo discorso che in larga misura l'emergenza determinata dall'invecchiamento della popolazione è un'emergenza che risulta depotenziata, nel senso che a me sembra che la vera emergenza sia la disoccupazione. Ripeto, con questa espressione non mi riferisco esclusivamente a coloro i quali stanno cercando lavoro e non sono in grado di trovarlo, ma anche a coloro i quali hanno abbandonato le forze di lavoro. Esiste un'enorme capienza di individui in età attiva che non viene sfruttata, e non viene sfruttata perché i livelli occupazionali sono troppo bassi. Quindi il vero problema non è l'elevato numero degli anziani, ma è piuttosto il basso numero di occupati. E gli occupati non sono bassi perché non ci sono lavoratori, ma perché non c'è lavoro. Ritorno invece adesso alla questione degli indici di dipendenza. Sulla questione degli indici di dipendenza, una cosa che vorrei dire è questa. Esistono due aspetti del problema. Il primo aspetto riguarda il fatto che la popolazione invecchierà, il secondo aspetto riguarda l'andamento nel tempo della popolazione complessivamente intesa. Sono d'accordo con Allievi, anch'io penso che popolazioni calanti sono un forte indice di stagnazione economica, nel senso che una popolazione crescente, per svariati motivi, è un fattore fondamentale nel favorire la crescita economica. Però dobbiamo capirci su una questione fondamentale. Il discorso è un discorso che ruota tutto intorno alla bassa natalità. Il problema è la bassa natalità. Il problema sono gli indici di natalità troppo bassi. Ora, la riduzione della natalità è un fenomeno di carattere secolare che è legato alla crescita del tenore di vita della popolazione, è legato al nuovo ruolo della donna nella società, e quindi è normale che nei paesi capitalisticamente più avanzati non è possibile riscontrare l'indice di fecondità che so che si riscontra nel Niger di 7 figli per donna. Però non è nemmeno non è affatto scontato che l'indice di fecondità totale delle donne delle nazioni capitalisticamente più avanzate debba essere inferiore ai 2 figli per donna. In Italia è bassissimo, tante altre nazioni simili all'Italia, la Germania è tra queste, ma è più alto ad esempio in Francia, dove sono state adottate politiche per la natalità più energiche di quelle che totalmente assenti che sono state adottate da noi. Allora, rispetto alla problematica del calo della natalità, a me sembra che esiste una sorta di reazione istintiva che vede la soluzione di questo problema nell'immigrazione. A me la reazione istintiva che scatta è piuttosto un'altra. Rispetto al problema del calo della natalità, la reazione istintiva che ho è quella di pensare che la soluzione vada trovata in politiche che riescano a supportare l'indice di natalità, asili nido sui posti di lavoro, tutela della famiglia e delle madri, e più in generale lo stesso contesto occupazionale è un contesto che favorisce la natalità se i livelli di occupazione sono sostenuti. Ecco, quello che sto affermando in buona sostanza è che nella misura in cui si riesce ad imprimere un orientamento espansionistico alla politica economica, è possibile anche avere indici di fecondità più elevati di quelli che abbiamo di fronte. Per quanto riguarda l'aggiustamento, il tema qual è quello che stiamo discutendo? È sostanzialmente se l'aggiustamento debba avvenire con i flussi di immigrati versus un aggiustamento con più elevata natalità. Ebbene, se noi guardiamo ad esempio i dati dell'Istat, le previsioni, in Italia li fa l'Istat, in ogni paese ci sono elaborazioni analoghe, cioè i quadri demografici per i prossimi 50 anni, di che cosa ci rendiamo conto? Prendiamo ad esempio lo scenario mediano dell'Istat, quello al quale tutti quanti fanno riferimento. È uno scenario in sostanza dove si proietta per i prossimi 50 anni un'ipotesi sul tasso di fecondità, che non è altro che il tasso di fecondità più o meno osservato negli ultimi 10 anni, e un'ipotesi sui flussi migratori.
E quello mediano dell'Istat ipotizza grosso modo 150.000-160.000 immigrati l'anno ed una fecondità di poco più elevata di quella attuale, intorno a 1,5. Sarebbe possibile avere lo stesso andamento della popolazione complessivamente intesa con una compensazione completamente diversa, cioè flussi di immigrati ridotti pari a quelli dello scenario Istat più basso e un tasso di natalità più elevato di quello ipotizzato nello scenario mediano. In altre parole, noi, pur nell'ambito di un quadro che ineluttabilmente condurrà all'invecchiamento della popolazione, possiamo avere una popolazione non decrescente, una popolazione crescente sostenuta da più elevata natalità indigena e non dai flussi migratori. Concludo rilevando un'ultima cosa. Il contributo che i flussi migratori dà alla natalità è un contributo importante per quale motivo? Perché gli immigrati provengono da contesti sociali dove gli indici di natalità sono più elevati e quindi si tenderebbe a pensare che è possibile in buona sostanza sul piano della fecondità fare una sostituzione tra donne indigene e donne immigrate, perché le donne immigrate stanno portando dentro un'abitudine di fecondità diversa. Sappiamo però che questi differenziali molto rapidamente scompaiono, perché le abitudini riproduttive degli immigrati tendono molto rapidamente ad allinearsi alle abitudini riproduttive degli indigeni, e non può essere che così, perché i determinanti della natalità sono determinanti sociali, e quindi gli immigrati tenderanno a fare gli stessi figli degli indigeni, e questo numero sarà più alto nei paesi in cui le condizioni occupazionali sono migliori e le politiche per la natalità sono più energiche, e più basso nei paesi in cui la condizione occupazionale è disperata ed il problema della natalità è un problema completamente estraneo dal quadro di azione dell'operatore pubblico. Questo è i punti che volevo sottoporre all'attenzione del dibattito, concludendo con la seguente affermazione. Tutti i determinanti del rapporto tra prodotto e popolazione, cioè il prodotto pro capite, il livello di benessere di ogni individuo, lasciamo stare le questioni distributive, ragioniamo in media, sono tutti determinanti che entrano nel raggio d'azione della politica economica. Lo è il prodotto per lavoratore, lo è il tasso di attività, lo è anche in un'ottica di più lungo periodo l'indice di dipendenza, nella misura in cui noi ragioniamo sulla questione della natalità e del suo calo non come una sorta di sciagura ineluttabile alla quale dobbiamo necessariamente abituarci, ma come un qualcosa che può essere cambiato, come un qualcosa che può essere modificato. Sappiamo che le donne, da tutte le indagini viene fuori che le donne vorrebbero un ordine, si tratta sostanzialmente, in buona sostanza, di aumentare il numero di donne che hanno non uno ma due figli. Sappiamo che tutte le donne vogliono avere due figli, un numero grandissimo di donne vorrebbe avere due figli, cioè il secondo ordine di nascita è desiderato. E non può essere realizzato. Ed il motivo per cui non può essere realizzato ha sostanzialmente un determinante economico, cioè riguarda il contesto economico. Nella misura in cui ha un determinante economico, anche la natalità rientra nel perimetro di azione della politica economica. Grazie mille, professore. Come abbiamo visto dai due interventi, fino al professor Allievi e del professor Barba, questi sono tutt'altro che dei temi semplici nel momento in cui ci si allontana, diciamo, dagli slogan della politica, diciamo, urlata. Proviamo però ora a spostare leggermente la nostra messa a fuoco e entrare più a fondo sull'attualità del fenomeno. In particolare, come avevamo già accennato all'inizio, a parlare in particolare di lavoro. Durante la pandemia, diciamo, vi ricorderete, immagino molti di voi, insomma, si è parlato molto del lavoro agricolo e di quello di cura domestica, definiti come indispensabili dal governo, e per riconoscere i diritti sociali e sanitari di braccianti e badanti è servita una sanatoria sulla quale c'è stato un dibattito politico anche interno alla maggioranza che è andato avanti per diverse settimane. Il blocco, appunto, come dicevo, legato alla pandemia, ha evidenziato anche, appunto, dei problemi per la mancanza di questa manodopera in questi settori.
e tra cui appunto vi è l'agricoltura. Abbiamo qui con noi, diciamo, ci ha dato il suo tempo Raffaele Falcone, che come dicevo prima è responsabile, diciamo, del comparto agricolo in provincia di Foggia, e gli chiederei di riassumerci quanto è accaduto a maggio e cosa abbia portato in concreto la discussione sulla sanatoria a tempo che poi si è ottenuta e quali problemi invece siano rimasti effettivamente sul tavolo. Allora, io volevo aggiungere a beneficio del dibattito anche un elemento. Credo che, da come si diceva, come dicevano il professore Alleva, sicuramente c'è un tema, quello lì dell'immigrazione, se sostituisce o meno dei settori che sono considerati dei settori non poveri, perché sono settori che continuano a fare enorme fatturato. Pensiamo all'agricoltura, uno di quelli in cui l'indice di aumento del fatturato aumenta, ma dei settori estremamente critici. L'elemento che volevo aggiungere per capire anche quello che il fenomeno dell'immigrazione è la questione della meccanizzazione del lavoro. Perché se noi pensiamo a quello che è l'agricoltura in Italia e facciamo anche il rapporto tra lavoratori italiani o stranieri e quello che è diventata l'agricoltura italiana, la meccanizzazione del lavoro non trova poi un grande sfogo. Vi faccio un esempio. Nei primi anni del Novecento l'agricoltura era prevalentemente cerealicola e aveva bisogno di una manodopera perché c'era un livello di meccanizzazione molto basso, c'era bisogno di immigrati che molte volte erano italiani che si spostavano da altre parti per andare a lavorare. Con una distanza, diciamo, di un secolo in avanti, abbiamo bisogno ancora di immigrati, perché l'agricoltura è sicuramente cambiata, ma anche la meccanizzazione è rimasta quella lì dei primi anni del Novecento. Cosa voglio dire? Che con un'agricoltura intensiva e che si è spostata molto di più alla produzione di ortaggi, di pari passo non abbiamo avuto la voglia da parte delle aziende agricole di trovare una meccanizzazione più complessa. Questo perché, dalla mia esperienza, è perché il lavoratore immigrato, se viene sottopagato, sfruttato, fatto lavorare tante ore, costa di meno di un macchinario. Per questo il tema diventa non solo quanti lavoratori abbiamo, ma che tipo di lavori vogliamo avere nei prossimi anni, che tipo di agricoltura vogliamo avere. E in questo caso è chiaro che il tema della meccanizzazione, cioè di un'agricoltura 4.0, e il tema poi della rivendicazione dei diritti e dei salari dei lavoratori entra in campo. E in quest'ultimo periodo, come dicevi tu, l'agricoltura ha subito un'importante frenata da un punto di vista di manodopera, semplicemente perché con molti lavoratori che sono rimasti nei paesi di origine, soprattutto dell'est, si è avuta una richiesta di manodopera che ha visto un po' mettere in crisi i datori di lavoro. Ma guardate, il ritorno sempre allo stesso discorso, perché appunto negli anni non si è voluto meccanizzare la produzione. Guardate, noi abbiamo, si è aperto un dibattito negli ultimi anni in Italia su quanto sia importante il reddito, quanto sia importante sostituire i macchinari, il reddito di cittadinanza, quanto sia importante introdurre dei macchinari, dei robot per sostituire e per eliminare lo sfruttamento. Questo in agricoltura non ha visto nessun tipo di dialogo, di dibattito all'interno delle strutture e delle associazioni datoriali. Per questo rientra, si è aperto un grande problema con
il numero di manodopera che è venuto a mancare su chi dovesse raccogliere i prodotti poi sul campo. Nonostante, ricordo, ci siano tanti lavoratori italiani che lavorano in agricoltura, nel meridione ancora tanti, perché appunto non c'è mai stato un processo di industrializzazione del sud, e perché molti miei coetanei a un certo punto hanno deciso sono dovuti andare via e lasciare il sud per avere un lavoro più qualificato. Ma soprattutto si è avuto questa carenza di manodopera non tanto da un punto di vista numerico, ma nella richiesta di un sovrappiù di manodopera, perché al di là della presenza e della richiesta di manodopera immigrata nel territorio italiano, cioè quella che realmente serve all'agricoltura ma anche agli altri settori, c'è una richiesta di manodopera che è il cosiddetto esercito di riserva, che serve ad abbassare i salari, perché fin quando, diciamo, c'è un numero che è quello lì che serve ai datori di lavoro, può nascere anche una richiesta da parte di quella manodopera di avanzamento da un punto di vista contrattuale e salariale. Ma se noi all'interno di questa manodopera aggiungiamo una parte povera che proviene da paesi terzi, quella lì è quella, sono quei lavoratori che sono disponibili a lavorare con dei salari più bassi, perché sono più disperati di quelli che stanno lavorando attualmente, e sono quelli lì che servono a mantenere uno stato di sfruttamento all'interno del lavoro, ma soprattutto dell'agricoltura in Italia. Per questo il grande problema che dobbiamo comunque considerare all'interno dell'immigrazione, del lavoro agricolo, e considerando l'immigrazione, sono i lavoratori immigrati ormai stanziali nel territorio italiano, e i lavoratori immigrati invece che vengono soltanto durante il periodo delle grandi raccolte. Noi su Foggia abbiamo il periodo del pomodoro, che è sicuramente importante, ma nel nord c'è la raccolta delle mele, delle pesche e così via. Per questi lavoratori che vengono esclusivamente, per la maggior parte dall'est, Romania e Bulgaria, che vengono esclusivamente durante il periodo delle grandi raccolte, hanno delle esigenze completamente diverse. Cioè, prima di tutto una voglia, diciamo, bassissima di essere sindacalizzati, perché non gli interessa nulla rivendicare salari e diritti, ma soprattutto raccogliere il più possibile da un punto di vista economico per poi riportarlo nel paese d'origine. È chiaro che questo abbassa ulteriormente quello che è il lavoro di lotta e di contrattazione, di concertazione che viene fatto durante l'intero anno. Per questo questi lavoratori sono quelli lì che poi hanno di cui si è sentito più la mancanza. Da questo punto di vista poi si è aperto la questione della sanatoria. Come io vorrei ricordare anche il discorso dei bonus che sono stati dati, perché secondo me vanno di pari passo. Al di là dell'esigenza di manodopera e al di là di quello che era la diminuzione di reddito che c'è stato durante il periodo della pandemia, in agricoltura diciamo che si è continuato a lavorare, e sono stati impiegati i lavoratori che erano già esistenti nel territorio italiano. Immaginate che solo la provincia di Foggia ha 10 insediamenti, cosiddetti ghetti, dove vivono più di 1000 persone a insediamento, per questo c'è un numero enorme di lavoratori a disposizione. Ma in questo periodo si sono posti, secondo me, due temi che sono fondamentali, sul discorso bonus che sul discorso sanatoria, ma io che non chiamerei neanche sanatoria ma regolarizzazione. Il primo, i bonus, cioè che il lavoro agricolo è un lavoro povero.
Cioè, bisogna rimettere in aprire un dibattito su quanto sia povero il lavoro in agricoltura. Per questo c'è anche, come dire, una voglia da parte di tanti lavoratori italiani a proseguire e fare altri lavori anche non qualificati. Dall'altra parte, il fatto che chi è in Italia, mi riferisco ai lavoratori immigrati, chi è in Italia deve lavorare con un contratto regolare. La sanatoria è andata, la regolarizzazione è andata in quel versante, per questo regolarizzare quelle posizioni che erano invece, vedevano un lavoro in nero, un'emersione dal lavoro nero, per cercare di regolarizzare posizioni che erano già presenti in Italia, lavoratori che erano già presenti in Italia e che lavoravano presso delle aziende agricole senza contratto di lavoro, perché appunto privi del permesso di soggiorno. Grazie mille, è chiarissimo la questione. Allora, come già abbiamo avuto modo in quest'ultima settimana in vari incontri abbiamo avuto sul discorso del lavoro e delle politiche industriali, diciamo, ci sono dei problemi nel nostro paese riguardo al tipo di specializzazione economica che è venuta negli ultimi decenni e con una forza lavoro poco specializzata e allo stesso tempo con un eccesso di laureati rispetto a quelli che poi il sistema produttivo stesso riesce ad assorbire. E con l'abbandono in questi, appunto, a partire, diciamo, già dagli anni 80 probabilmente, di una serie di settori a maggior valore aggiunto, con un drenaggio progressivo delle migliori forze, diciamo, risorse migliori in quanto a capitale umano, con l'immigrazione dei laureati diplomati più intraprendenti. Il lavoro, insomma, è tra i problemi strutturali italiani e però in tutto questo contesto che abbiamo già descritto nei giorni scorsi c'è sicuramente anche un'influenza dell'immigrazione. Ecco, per fare questo secondo giro di interventti partirei ruolo invertito al professor Barba e chiederei lui di spiegarci secondo la teoria economica mainstream neoclassica quali siano le implicazioni dell'immigrazione sul mercato del lavoro e invece quali possono essere alcuni adattamenti e modelli che siano in linea con la tradizione critica in ambito economico. Molto semplicemente, semplificando molto il discorso, possiamo dire che da un lato abbiamo l'idea che in assenza di rigidità, frizioni, il meccanismo di mercato, il meccanismo dei prezzi, in questo caso il mercato del lavoro, il salario reale, ma è valido per tutti i prezzi, riesca a garantire un equilibrio tra la domanda e dell'offerta, tra la domanda e l'offerta, e dall'altro lato abbiamo invece impostazioni teoriche alternative che non partono dall'idea che il sistema di mercato, anche se fosse in teoria ben funzionante, riesce a garantire il pieno impiego del lavoro. Direi che questo è il punto fondamentale. Nell'ambito di schemi che ragionano sull'idea che, fatto salvo rigidità e imperfezioni, il sistema raggiunga sempre il pieno impiego, l'immigrazione non esercita un effetto perverso sui salari. In che senso? Un incremento, la curva di domanda punta verso il basso, la curva di offerta punta verso l'alto, quindi l'immigrazione, nella misura in cui accresce l'offerta di lavoro, è un fattore di riduzione del salario reale anche nell'ambito della teoria neoclassica. In effetti la stessa teoria neoclassica aveva nei decenni scorsi senza troppe difficoltà riconosciuto che l'effetto degli immigrati sul salario fosse quello di deprimerlo. Però c'è un altro effetto in quel contesto che bisogna considerare, che è legato all'accumulazione, cioè non crescerebbe soltanto l'offerta di lavoratori, ma crescerebbe anche il capitale, e quindi nel più lungo periodo aumenterebbe anche la domanda di lavoro, e quindi in fin dei conti l'immigrazione poi nel più lungo periodo non avrebbe alcun tipo di conseguenza sul sistema economico, almeno alcun tipo di conseguenza diversa da quella che ha una crescita della popolazione indigena. Questo è sostanzialmente, semplificando molto, una questione articolata. Mi sembra che siano però più o meno i termini fondamentali
del discorso. Dal punto di vista della teoria classica, il discorso è diverso sostanzialmente perché non esiste nessuna tendenza al pieno impiego, si ragiona in un contesto in cui non vi è nessun motivo per cui il sistema dei mercati lasciato a se stesso è in grado di garantire il pieno impiego del lavoro, ed è proprio a questo tipo di teoria che noi facciamo riferimento nell'analizzare l'effetto depressivo dell'immigrazione sui salari. Ora, questo tipo di analisi, come anche ha accennato la cosa Falcone nel suo intervento, si basa sostanzialmente sulla concorrenza che i disoccupati muovono a coloro che sono occupati, quindi il contesto occupazionale rappresenta il determinante fondamentale del salario. Determinazione del salario è vista come l'esito del conflitto distributivo tra lavoro e capitale, ed è chiaro che uno dei determinanti fondamentali di quest'esito è la presenza di manodopera eccedentaria, che facendo appunto pressione sugli occupati ne regola il salario. Va però chiarito un punto importante: il salario determinato in base, è un prezzo troppo importante per essere completamente affidato alle vicissitudini del mercato, e quindi esiste sempre una convenzione che si sviluppa intorno al salario. Questa convenzione è importantissima dal punto di vista dei lavoratori perché fissa una soglia di resistenza, quindi i lavoratori cercheranno sempre di resistere, mantenere questa soglia, nel far ciò, nella misura in cui possono sopportare la condizione di disoccupati, lo faranno, ritraendosi dal mercato del lavoro, quella cosa alla quale noi stiamo assistendo in questi decenni, cioè l'enorme riduzione delle forze di lavoro, non da parte degli anziani, non da parte di coloro che vivono di rendita, ma da parte di giovani che necessitano un lavoro, è spiegabile in questi termini: non riescono a trovare un lavoro ad un salario che soddisfa una loro soglia di resistenza, e quindi si ritraggono dal mercato del lavoro, e possono farlo nella misura in cui esiste un sistema di tutele familiari e statuali che gli consente di sopportare la condizione di disoccupato. Sto dicendo questo per sottolineare che l'effetto corrosivo dell'immigrazione sui salari non si esplica esclusivamente in virtù del fatto che la manodopera eccedentaria domestica viene ulteriormente ingolfata dalla presenza di forza lavoro immigrata, ma dal fatto che questa forza lavoro immigrata è portatrice di una convenzione, di uno standard salariale più basso di quello degli indigeni. In altre parole, si tratta di lavoratori che sono disposti ad accettare qualsiasi lavoro a qualsiasi prezzo. È proprio nella misura in cui sono disposti ad accettare qualsiasi lavoro a qualsiasi prezzo che il loro effetto sulla struttura salariale, parlo della struttura salariale in generale, non solo sui livelli più bassi, perché tutta la struttura salariale poi si regge per differenze sui livelli più bassi, il loro effetto è quello di comprimerla, ridurla verso il basso. Questo è sostanzialmente lo sforzo che noi abbiamo fatto nel lavoro importato, cercare di dare applicazione a questo tema alla teoria classica della distribuzione del salario, della distribuzione tra salario e profitto. Credo che il caso dei braccianti sia un caso che ci aiuta moltissimo su un terreno pratico a mettere a fuoco questo tipo di meccanismo, perché noi dobbiamo ci sono tutti i temi che entrano in questo discorso, collassano in questa faccenda del bracciantato agricolo, perché la prima cosa che noi non dobbiamo perdere di vista è che gli operai agricoli sono innanzitutto italiani. Su 1 milione di operai agricoli ci sono 700.000 italiani, e il settore agricolo è un settore che tradizionalmente ha visto una forte espulsione di manodopera determinata dal progresso tecnologico, che in alcuni casi è stato più intenso, come nella Pianura Padana, cioè nelle zone in cui la coltivazione estensiva poteva diffondersi; in altri casi è stato meno intenso, ma in ogni caso si è verificato. Insomma, il settore agricolo è il settore per eccellenza in cui lo stesso sviluppo delle forze produttive tende naturalmente a creare manodopera eccedentaria. Sembrerebbe quindi il settore dove la questione degli afflussi di immigrati è una questione che si pone sostanzialmente
molto meno che in altri settori. Ma il punto qual è? Il punto da non perdere di vista qual è? Che la presenza di questi immigrati dà la possibilità di pagare salari che i lavoratori indigeni non sono disposti ad accettare. Purtroppo devo dire non erano disposti ad accettare, perché col passare del tempo, col permanere della condizione di disoccupato, con l'assottigliarsi delle tutele familiari e statuali, anche gli indigeni hanno imparato a familiarizzare nuovamente con questi più bassi livelli di sussistenza, con questi più bassi standard salariali che sono stati portati sul terreno del conflitto sociale dagli immigrati. Ora, naturalmente esistono sempre nel mercato del lavoro forme di disallineamento, fenomeni di strozzatura, e sono esistite anche nel mercato del lavoro agricolo. Il momento della raccolta è stato sempre un momento che ha generato spostamento di manodopera, e non è una novità questa, però perché in passato questi spostamenti avvenivano attraverso manodopera domestica? Perché sostanzialmente, soprattutto i coltivatori diretti, se c'era convenienza, abbandonavano la propria terra, abbandonavano il proprio fondo e facevano campagne di raccolta se il salario era sufficiente. Il punto centrale è questo, che adesso il salario è più basso e molti di questi lavoratori non sono disposti a muoversi per fare la raccolta, perché tra i costi dello spostamento e i magri salari che vengono pagati e le condizioni di vita nei posti in cui si ci sposta, il gioco non vale la candela. Il gioco non vale la candela perché ci sono altri che fanno questo tipo di lavori. Quindi il caso del bracciantato agricolo è un caso in cui in maniera evidente, in maniera lampante, si dimostra che il problema non è che gli italiani non vogliono fare determinati lavori. Il problema è che gli italiani non vogliono fare determinati lavori a quel prezzo, non vogliono fare determinati lavori a quel salario, non sono disposti a lavorare a quel salario e stanno imparando la lezione, però, badate bene, perché col passare dei mesi, col passare degli anni, con l'inasprirsi delle condizioni di vita, questo è un lusso che sempre di più non possono permettersi. Ringrazio molto il professor Barba, e immagino che, diciamo, su questo secondo giro ci siano anche magari maggiori punti, diciamo, di dissenso, e chiederei a questo punto al professor Allievi sia eventualmente di diciamo, se ha delle relazioni da fare, di porle, sia insomma di illustrarci in positivo quali invece potrebbero essere gli effetti positivi sul sistema produttivo italiano dell'immigrazione, insomma, se è gestita magari in maniera migliore, chiaramente. Sì, secondo me ci sono alcune osservazioni da fare piuttosto importanti. Uno, è vero che abbiamo un pezzo di italiani che sono disoccupati, e mi riferisco in particolare alle donne, che sono sottooccupate rispetto a livelli di occupazione in altri paesi europei, e a una parte dei cosiddetti NEET, quelle persone che non né lavorano né studiano né cercano attivamente lavoro. Dico una parte perché il tasso dei NEET che in Italia è il più alto dell'OCSE fondamentalmente è viziato dal fatto che abbiamo una grossa componente di economia irregolare, quella che l'Istat chiama pudicamente l'economia non osservata, diciamo così. E però abbiamo condizioni che favoriscono questo per un po', cioè il tasso di risparmio privato, per esempio nel nord, dove sono io in particolare, è mediamente più alto che in Baviera, cioè le famiglie hanno ancora risparmi, per cui evitano ai figli che sono diplomati / laureati di entrare in determinati mercati di lavoro nei quali peraltro la maggior parte dei figli, che sono i miei studenti, non hanno nessuna intenzione di entrare, però a prescindere persino dal salario, e ci arrivo tra poco. Ora, l'altra considerazione da fare è che la mobilità è in aumento a prescindere da qualunque altra considerazione. Ricordo banalmente che mentre nel Novecento partivano gli emigranti, erano i meno istruiti, negli anni, come dire, nostri della knowledge economy, chi si sposta di più sono gli istruiti. Si spostano anche i non istruiti, chiamiamolo pure esercito industriale di riserva, ma si spostano di più in percentuale chi sta bene, perché cerca opportunità ancora migliori, il che spiega perché ci sono svedesi o norvegesi che lasciano il loro paese dove pure c'è piena occupazione.
perché trovano di meglio altrove o trovano semplicemente, o hanno voglia di andarsene via e di fare altri mestieri e di aprire un villaggio turistico in Papuasi. Cioè c'è un mercato del lavoro complesso che fa sì che la mobilità aumenterà a prescindere da qualunque considerazione, persino salariale, e ci arrivo tra poco. Allora, noi possiamo fare molto, e sono d'accordo, sull'aumentare, sul favorire meccanismi di ingresso nel mercato del lavoro di chi attualmente è inoccupato, e insisto molto sulle donne, tra l'altro. Però dobbiamo tenere conto che nei prossimi anni ci sarà comunque più immigrazione e più emigrazione, più mobilità nei due sensi, più mobilità circolare, io la chiamo così, perché si va via tanto quanto si arriva, anzi si va via di più, dopo dirò anche qualche dato. Allora, io non credo affatto, e nel mio libro ho cercato di spiegare quali sono le possibili politiche, diciamo, che favoriscono la natalità. Ora, e l'arrivo degli immigrati non è sostitutivo della natalità, è un fatto però. Banalmente, se ha ammesso in un concesso che noi adottassimo delle politiche che favoriscono la natalità, dico ammesso in un concesso perché che fosse al governo la destra o la sinistra non è mai stato fatto negli ultimi decenni, molti decenni, ma ammesso in un concesso che adottassimo delle politiche e ammesso in un concesso che adottassimo quelle giuste, perché poi ci sono politiche a favore della natalità che non funzionano, ammesso in un concesso questo, l'effetto sul mercato del lavoro lo hai tra 20 anni. Da adesso ai prossimi 20 anni, ammesso in un concesso che si è fatta qualcosa adesso, il buco, tra virgolette, come lo riempiamo? Perché c'è. Allora, io sono, per esempio, sull'occupazione femminile e sulla natalità. Allora, la propensione ad avere figli è elevata tuttora, però e c'è una discrasia pazzesca, due dati ce lo dicono. In Italia il 45% delle donne in età fertile, cioè la metà, non ha figli, non il secondo, non ne ha nemmeno uno. Cioè la metà delle donne in età fertile non ha nemmeno un figlio, mentre solo il 5% dichiara di non volerli. La differenza tra 5 e 50 è 10 volte tanto. Allora vuol dire che le donne li vorrebbero, su questo credo siamo tutti d'accordo. Dov'è che si alza? Però bisogna anche fare una considerazione. È chiaro che servirebbero politiche nataliste alla francese, servizi soprattutto, defiscalizzazioni, incentivi, tutto quello che vogliamo, incentivi di lunga durata, non per un anno, non da 0 a 18 anni, eccetera. Però detto questo, c'è anche un elemento culturale. Chi fa meno figli non sono i più poveri, sono i più ricchi. Se noi prendiamo una città qualsiasi, nei quartieri più ricchi si fa, almeno dipende, in alcuni ambiti si stanno ricominciando a farli anche, diciamo, i più ricchi, cioè quelli che se lo potrebbero permettere, ma in realtà in moltissimi settori non è così. Legame con l'immigrazione. Da quando sono arrivate le donne immigrate a fare il lavoro di colf e badanti, una quota significativa di donne che ha le suddette quote badanti, colf e badanti, è rientrata e a livelli più alti nel mercato del lavoro. Perché? Cioè, c'è una bella ricerca della Banca d'Italia che lo dimostra, credo, abbastanza efficacemente. Cioè, se non ci fossero state quelle donne colf e badanti straniere, queste donne non sarebbero rientrate nel mercato del lavoro. Ci sono anche meccanismi interni che si autoalimentano, piaccia o meno, io non do giudizi di valore, constato questo elemento. Quello che voglio dire è che serve aumentare la natalità, ma non cambierà di una virgola il fatto che ci sia una tendenza all'aumento della mobilità nel mondo, che ci sarà comunque. E quindi non è un problema di sostituzione etnica, come amano dire
le destre, no? Semplicemente è un dato, ma è un dato che ci sarà più mobilità, quindi non dico solo più immigrazione. L'anno scorso, due anni fa, l'anno scorso abbiamo avuto 285.000 emigranti, la stima è questa, cioè molto di più degli immigrati, non è in corso nessuna invasione, è in corso un'evasione, semmai. E sono certissimo che nei prossimi anni saranno ancora di più. Allora, l'idea è, vogliamo fermarla o constatiamo semplicemente che c'è? E che questa cosa ha a che fare con l'esercito industriale in riserva anche in altri paesi, ma anche no, si va via anche perché si ha voglia di andare via. Io invito a fare e a leggere le ricerche qualitative fatte sui nostri migranti. E anche qua la variabile salariale è importante per decidere la partenza, non è così importante per il ritorno però. E mi spiego con un esempio. Se noi chiediamo ai nostri migranti perché sono partiti, ci diranno per cercare salario migliore mediamente o un livello di occupazione migliore o anche maggiore meritocrazia, carriere più veloci, eccetera. Quando poi gli si chiede, adesso che sei all'estero da X anni, se tu trovassi lavoro sotto casa a parità di salario, torni? La risposta è quasi sempre no. Perché l'attrattiva dell'emigrazione non è solo nel salario, che gioca un ruolo, dicevo, importante nel motivare le partenze. Tra l'altro anche interne, io vivo in una regione, il Veneto, che ha una perdita netta di laureati, non solo nei confronti dell'estero, ma nei confronti delle altre regioni vicine, cioè vanno in Emilia, dove hanno delle politiche salariali più intelligenti, e li pagano anche solo 200 euro in più i laureati, e questi si spostano. Quindi la motivazione salariale conta. Ma dopodiché conta moltissimo il sistema di welfare, la giustizia, il livello di civiltà generale di un paese, eccetera, che fa sì che, per esempio, il welfare gioca moltissimo per le donne. Il tasso di madri che lavorano tra le italiane all'estero è il 66%, una roba che l'Italia ce la sogniamo. E quindi conta quello a quel punto, la possibilità di conciliare lavoro e figli, sapendo, come sappiamo, chiunque si occupa di queste cose lo sa, che più le donne lavorano e più fanno figli, non il contrario come ancora un po' si crede nel mondo mediterraneo, diciamo così. Verissimo che gli immigrati, come dire, nel giro di una generazione e mezza però, cioè 20, 25, 30 anni, assumono lo stesso livello di natalità degli autoctoni. Già adesso però un quinto dei bambini che nasce ha almeno un genitore straniero. Vuol dire che se non ci fossero stati gli immigrati nell'ultimo quarto di secolo, diciamo dagli anni 90, dagli anni 80, io ho fatto una stima nel mio libro, noi saremmo probabilmente meno di 50 milioni di sicuro, 45 probabilmente, e con un tasso di invecchiamento ancora superiore all'attuale, cioè con molti più anziani e molto meno popolazione attiva. E questo a me sembra uno scenario di cui bisogna assolutamente tenere conto. Aggiungo un'altra cosa, per quanto riguarda anche il settore agricolo, visto che ne abbiamo giustamente parlato, io però ho una sensazione che il dibattito sia un po' drogato dal fatto che si dice che gli immigrati accettano salari minori, ed è vero, inferiori, per cui, tra virgolette, espellono autoctoni a quel mercato del lavoro. In realtà non è così, non è che ci sono salari più bassi perché ci sono gli immigrati, ma ci sono salari più bassi perché non c'è nessun controllo, perché anche in Olanda nelle serre ci lavorano gli immigrati, ma se il salario è uguale perché ti controllano, non puoi pagarli meno del salario contrattuale di quel settore, che siano bianchi, rossi, gialli, immigrati, autoctoni, il salario è quello, punto. E questo va a investire il sistema paese, non l'immigrazione in quanto tale. Da qui anche la necessità di risolvere alcuni
nodi fondamentali della nostra immigrazione. Il problema dei nostri dell'immigrazione non è che c'è, è che è irregolare in una parte troppo significativa. Ma perché è irregolare? Perché noi abbiamo chiuso tutti i canali di immigrazione regolare, punto. Cioè in Italia si può arrivare solo in barca, e anche in altri paesi europei peraltro, e irregolarmente, perché gli impediamo di entrare regolarmente? Cioè molto banalmente non si può, perché sennò prenderebbero l'aereo dal Mali o dal Ghana, invece di passare, attraversare deserti, poi il Mediterraneo, metterci mediamente più di un anno e mezzo, passando attraverso quello che passano per arrivare. Per cui c'è da ripensare tutto il meccanismo dell'immigrazione. Noi dovremmo, io sono favorevole a chiudere, tra virgolette, l'immigrazione irregolare, che si può controllare in buona parte. Un po' di immigrazione irregolare c'è sempre stata e ci sarà sempre, ma oggi è il 90%, è questo il problema, perché abbiamo chiuso tutti i canali. Allora bisogna aprire dei canali di immigrazione regolari. Se arrivano persone regolarmente, non hai più i ghetti di cui parlava Falcone, abitati da mille fantasmi che non sai chi sono, non sai cosa fanno, cioè non sai neanche da che paese vengono, e che accettano qualunque tipo di lavoro, perché sono meno ricattabili, eccetera, perché in una certa misura i flussi migratori li puoi anche programmare, li puoi anche gestire. Non è che non si può, è che non lo facciamo. Noi non facciamo più il decreto flussi dal 2005, sono 15 anni. Cioè non programmiamo più, e ci si può riuscire, altri paesi lo fanno, noi abbiamo più difficoltà, ma insomma ci potrebbe, non è che non si può. E questo è un enorme problema. Tra l'altro, il lavoro agricolo, e Falcone lo sa meglio di me, in parte è anche un lavoro specializzato, tant'è che molti datori di lavoro prendono sì stranieri, ma prendono sempre gli stessi che conoscono da 10 o 15 anni. E non è poi solo così, come dire, una roba di toccata e fuga, vengo, raccolgo e vado via, perché in certi settori, penso alla vendemmia che nel nord è molto importante ed è un'agricoltura ricca, che paga bene, se si comincia dalla potatura secca che comincia in maggio, fino alla raccolta in ottobre, cioè sono persone che stanno qua praticamente mezzo anno. Cioè, e sono immigrazioni temporanee che potrebbero però essere gestite in quanto tali. Benissimo, avremo persone che vengono, vivono sei mesi, magari in un altro modo, con altre condizioni alloggiative, eccetera, eccetera, e poi tornano indietro e ritornano l'anno dopo. Che è una cosa che c'è anche in un tipo di immigrazione, diciamo così, più ricca, una certa, diciamo, stagionalità. Cioè, il problema è gestire la filiera dall'inizio. Avere il coraggio, perché il fatto che noi non abbiamo più, come dire, abbiamo chiuso i canali di immigrazione irregolare, è stato come dire al mondo: ragazzi, noi non ci crediamo, che noi non lo Stato non gestisce più una roba che è uno dei suoi lavori fondamentali, il controllo delle frontiere. Il controllo non vuol dire il blocco, vuol dire sapere chi passa, non far passare nessuno. Risultato: l'abbiamo appaltato alle mafie transnazionali, alle criminalità organizzate. Abbiamo regalato un è come se noi dicessimo: d'ora in poi le carte d'identità non le fa più lo Stato, ci sarà qualcuno che le venderà di contrabbando. È pazzesca questa cosa, e non ne abbiamo nessuna contezza che abbiamo fatto così, ma abbiamo fatto così. Per cui la filiera va gestita dall'inizio, e a questo punto a cascata è gestibile meglio in tutte le fasi successive. Sugli aspetti positivi l'immigrazione, ma io non starei neanche lì a dirli, nel senso che molto banalmente, se gli immigrati evaporassero magicamente oggi, quelli che sono in Italia, noi non risparmieremmo dei soldi, avremmo delle entrate in meno, perdiamo il decimo del PIL, punto. È vero che saremmo anche numericamente di meno, ma il problema è che gli immigrati in realtà ne producono in proporzione maggiore, uno perché è un tasso di popolazione attiva, cioè di lavoratori, molto più alto degli autoctoni, e il secondo è perché
sono nei settori che ho elencato prima che sono a salari più bassi. Per cui in realtà non è che lavorano di meno, lavorano in settori dove li pagano meno e quindi, come dire, la produzione di PIL di quei settori è inferiore. C'è tutto il tema dell'imprenditoria immigrata, che in alcuni settori è estremamente importante, ma ci sono settori, diciamo, la media dell'occupazione è di PIL prodotto il 10%, ma nell'alberghiero pre-Covid o nella ristorazione era quasi il 20%, nell'edilizia pure. Cioè sono pezzi, settori interi che prenderebbero una mazzata gigantesca, di cui le spese fanno anche altri. Aggiungo un'ultima osservazione e mi taccio. Io ho sottolineato prima un aspetto, cioè che gli immigrati all'80% sono inquadrati di fatto come operai. Questo ha delle implicazioni. Un'azienda ha bisogno, facciamo finta, di 100 operai, 50 impiegati, 30 tecnici, 10 dirigenti più 50 persone esternalizzate in lavori anche importanti, dal commercialista all'informatico, eccetera. L'azienda c'è se ce li hai quegli operai lì. Se non ce li hai, e gli italiani non bastano, non basteranno, perché ribadisco, preferiscono o non lavorare o prendere la via dell'estero in numeri sempre più alti, che noi non conoscevamo da molto tempo e che resteranno alti a lungo, ma perché la discrasia è che questi sono, come dicevo prima, perlomeno diplomati in grande maggioranza, anche se tra gli emigranti c'è una quota che io chiamo un po' degli avventarieri, cioè che ci provano, vado via perché non so che cacchio fare, che è normale. Ce l'abbiamo tra gli immigrati, ce l'abbiamo anche tra gli immigrati. Ma il grosso invece è qualificato, la percentuale di laureati tra chi va via è doppia di quella che abbiamo nel nostro paese. E questi non troveranno un lavoro, diciamo, all'altezza dell'occupazione che legittimamente cercano, comunque vada, per cui comunque vada, non faranno né i braccianti né le colf né consegneranno i pacchetti. Una quota sì. Cioè quella che non è, come dire, in grado di creare, costruire un progetto migratorio. E lo fa a ribasso, e ha ragione Barba a dire oggi la situazione è peggiore rispetto a 6 mesi fa da questo punto di vista. Ma comunque in buona parte non lo farà, cioè non torna all'agricoltura se non come imprenditore agricolo, allora sì. E non farà altri tipi di mestieri, insomma. Per cui bisogna tenere presente che c'è, chiudo, una fisiologicità del tutto, cioè la mobilità è diventata una roba, una possibilità, è una possibilità a prescindere dalle considerazioni salariali di altro genere, e quello che deciderà di un'efficacia di gestione di questi fenomeni è l'efficienza del sistema paese, la dico così. I controlli, le politiche di integrazione, le politiche di ingresso regolare e così via. Questo sarà decisivo per far sì che sia benefico questo tipo di mobilità oppure no. Bene, ringrazio il professor Allievi per il suo intervento e chiederei a questo punto a Raffaele Falcone, dal suo punto di vista, diciamo, dal punto di vista specifico del settore agricolo, innanzitutto qualche considerazione rispetto a quello che è stato detto, diciamo, dagli altri due relatori, e poi vorrei chiedergli anche un ulteriore passaggio sullo sfruttamento, diciamo, sia dei lavoratori italiani che di quelli immigrati, sulla possibilità di sindacalizzazione, diciamo, dei lavoratori immigrati e sulla possibilità effettiva di congiungere lotte diciamo sindacali tra italiani e non, insomma, se ci sono delle tensioni o effettivamente questo è possibile. Sì, allora io diciamo riprendo quello che diceva il professor Barba per essere chiari, perché la maggior parte dei lavoratori che lavorano in agricoltura in Italia sono italiani. Per lo più nei magazzini ortofrutticoli ci sono migliaia e migliaia di donne italiane che lavorano, che sono la stragrande maggioranza, e
considerando invece l'immigrazione all'interno dell'agricoltura, non possiamo fare, diciamo, non possiamo fare un'analisi che consideri tutta l'immigrazione come un grosso corpo che si muove insieme, ma c'è un'immigrazione completamente diversa al proprio interno. È chiaro che se noi consideriamo i lavoratori dell'est Europa o i lavoratori albanesi che sono da decenni in Italia, abbiamo un'analisi che è completamente diversa invece dei lavoratori africani e di chi vive, e dei lavoratori africani ancora che vive negli insediamenti spontanei. Non si può analizzare tutto come un grande corpo di immigrazione, ma ci sono delle specificità all'interno che sono enormi. Per riprendere anche quello che è stato detto, vorrei aggiungere un elemento all'interno proprio della questione immigrazione, che è legato alla famiglia, perché guardate, chi ha avuto una famiglia a seguito da quando poi si è stanziato in Italia ha delle rivendicazioni completamente diverse, perché ha dei tempi di vita e dei costi di vita che sono completamente diversi da chi invece vive in una baracca, in un insediamento spontaneo, e non ha una delineazione dell'orario del lavoro scandito anche da quelli che sono gli impegni familiari. Su questo c'è una grossa spaccatura, per questo c'è un avvicinamento di lavoratori immigrati che sono stanziali e che hanno la famiglia in Italia, che è molto più vicina alle condizioni dei lavoratori africani, e c'è poi una grossa differenza tra chi invece ha 20 anni, ha una forza che proviene da un ragazzo di 20 anni che è arrivato dall'Africa e che non ha problemi a lavorare anche più di 8 ore al giorno. È chiaro che in questo si delinea anche poi il lavoro che deve fare il sindacato, che devono fare le parti sociali, cioè chi prova a organizzare i lavoratori. Guardate, se togliamo davanti la spettacolarizzazione del lavoro agricolo, per questo è anche quello che può essere il fenomeno immigratorio africano e del razzismo, o quello che è per molte volte un dibattito solo televisivo. Se in una provincia come quella lì di Foggia, ma come in altre province d'Italia, tu riesci a bloccare esclusivamente un'etnia, una nazionalità, se riesci a bloccare con uno sciopero solo i lavoratori africani, non stai assolutamente risolvendo il problema, perché ci sono centinaia, migliaia di lavoratori di altre etnie che sono organizzate per loro conto, hanno un'organizzazione completamente diversa, hanno anche dei modi di vivere e dei luoghi completamente diversi, per questo si organizzano e continueranno a lavorare. Non stai mettendo in ginocchio, ma non stai creando nessun tipo di problema al sistema. Per questo io penso che da questo punto di vista qui è molto importante avere una concentrazione del conflitto che vada per anche aziende all'interno dell'agricoltura, e non considerare l'agricoltura un settore a parte dove c'è una lotta invece su un insediamento, su un ghetto o su una nazionalità. Io credo che all'interno delle aziende, dove molte volte ci sono anche lavoratori di diverse etnie, è lì dentro che bisogna poi fare il picchetto, è lì dentro che bisogna fare la contrattazione, è lì dentro che bisogna entrare per avere poi un riconoscimento dei diritti universale. Ma è chiaro che non bisogna considerare appunto né l'immigrazione stanziale con famiglia, né tantomeno l'immigrazione africana negli insediamenti rurali come un'immigrazione che è fuori dai meccanismi capitalistici di sfruttamento tra lavoratori stessi. È chiaro che la maggior parte dei lavoratori, io su questo
come dire, penso che la prima questione sia esclusivamente una questione di salario, poi che porta le persone a emigrare. Poi capisco che c'è anche una voglia da parte di un ragazzo, di una ragazza di 20 anni di voler scoprire, di voler fare poter avere delle esperienze fuori dal proprio ambito sociale e familiare, ma credo che soprattutto ci sia la voglia di ma è la stessa cosa poi che viene fatta da parte di tantissimi italiani che si trasferiscono all'estero. E appunto le stesse dinamiche, cioè le dinamiche capitalistiche di denaro sono quelle che spingono poi le persone a lavorare anche per più ore al giorno e per poter e anche di creare contrapposizioni all'interno degli stessi lavoratori. E faccio un esempio, il caporalato che è molte volte gestito da stranieri per appunto etnie, il caporale africano, nero per gli africani, rumeno per i rumeni, eccetera, eccetera, è una sorta di autosfruttamento di persone che lavoratori che sono da qualche anno in più in Italia, che hanno un po' capito qual è il meccanismo e che sfruttano altri connazionali. Per questo non c'è nessuna distinzione tra quelle che sono poi le dinamiche che abbiamo anche noi italiani di contrapposizione tra lavoratori stessi. È per questo che io penso che al di là di tutto bisogna riprendere bisogna far sì che il diritto intervenga, perché a un certo punto se noi basiamo esclusivamente la forza contrattuale lavorativa su quelle che sono le richieste anche dei lavoratori, noi possiamo trovarci a delle richieste da parte di un gruppo di lavoratore giovane, forte, che è quello lì di lavorare 10 ore al giorno per poter guadagnare qualcosa in più o comunque di lavorare più giorni a settimana. È chiaro che in un sistema del genere si creano poi delle contrapposizioni all'interno delle varie nazionalità nel lavoro. Per questo io penso che il diritto, la contrattazione e poi, come diceva il professor Alledi, il controllo, credo che sia l'elemento necessario per riallineare la questione. Cioè se noi proviamo esclusivamente a creare una condizione di un'avvertenza collettiva che vada da gli africani agli italiani, è molto molto complicato mettere insieme diverse tipologie di pensiero che appunto hanno un modo di vivere completamente diverso. Io credo che sia importante invece che da un punto di vista di controlli bisogna mettere in chiaro alcune cose, prima di tutto per una questione lavorativa, per questo non solo per dare diritti e salari uguali ai lavoratori e per rimettere in piedi quelli che sono i principi anche costituzionali sul lavoro e sui lavoratori, ma guardate anche una battaglia che secondo me sta perdendo di vista, che è il mondo delle associazioni datoriali, perché il problema della grande distribuzione organizzata, il problema dei salari, ma il problema grande che leggevo anche scriveva un utente adesso su Facebook. Il problema poi se siamo in grado meno di comprare o vendere verdura e se c'è un bacino di persone che riesce a comprare quei prodotti. Per questo come interviene la grande distribuzione? Quelle che sono le aste a doppio ribasso? Il reddito anche che hanno i datori di lavoro nel comparto agricolo? Questo è un problema che al di là della grande distribuzione e dei discount va molto sulla questione datoriale, perché guardate, se un datore di lavoro paga 3,50 euro i lavoratori e li fa lavorare 10 ore, riesce a fare dei prezzi alla grande distribuzione molto più bassi invece di chi prova a stare nella legalità, prova a stare in regola. Per questo io penso che da questo punto di vista debba aprirsi
una discussione all'interno delle associazioni datoriali e anche delle imprese e di incominciare anche loro a denunciare queste cose. Cioè, credo che le denunce non debbano provenire esclusivamente dai lavoratori per lo sfruttamento lavorativo, ma anche da parte di altre imprese che non riescono a stare sul mercato perché hanno dei competitor che utilizzano i lavoratori sfruttando, per questo riescono ad avere dei prezzi molto più bassi dei loro. Perfetto, ringrazio molto Raffaele Falcone e siamo andati finora un pochettino lunghi, quindi vi chiederei per l'ultimo, diciamo, terzo e ultimo giro che volevamo dedicare un po' alle politiche in positivo, insomma, alle proposte politiche per la questione di immigrazione. Chiederei a ciascuno di voi di elencare tre proposte e darei un tempo, insomma, di 5 minuti o magari qualcosina anche in meno, se è possibile. Vogliamo partire, professor Allievi, la sente? Va bene, ma è abbastanza semplice perché l'ho già detto prima, per cui starò assolutamente nei tempi. Come tutte le cose, l'immigrazione va regolamentata, appunto. Non va lasciata non al libero mercato, almeno forse mi verrebbe da dire, forse il libero mercato è molto peggio, è il commercio organizzato da parte di criminali, eccetera. Per cui la prima cosa da fare è avere delle politiche sugli ingressi regolari. Politiche sugli ingressi regolari vuol dire dare dei visti per ricerca di lavoro a un certo numero, ai paesi a cui si decideranno di darli, al limite per le quote per cui si decide di darli e per i lavori per cui si decide di darli, e in parte anche a prescindere da queste stesse considerazioni, che arrivo a dire potrebbero persino essere condizionate. In un libro precedente ho messo anche una serie di ipotesi, molto banalmente dal pagamento anticipato del biglietto aereo di ritorno, così se dopo 2 anni non hai trovato lavoro e non hai più soldi per tornare, puoi farlo che tu sei già pagato. Cioè, si potrebbe immaginare un sistema, molti tipi di sistemi legati a punteggi rispetto ai titoli di studio o ai settori di impiego, persino l'età, cioè si possono inventare 10.000 criteri o anche nessuno, ma per dire però che noi regolamentiamo le politiche, che tra l'altro sono il principale incentivo per i paesi di partenza anche a evitare che ci siano ingressi irregolari o diciamo, se tu hai un canale di sfogo regolare sei anche incentivato a evitare che partano altre persone, perché sennò perdi quello, per esempio. Per cui può avere degli effetti sul numero di irregolari che partono. Perché finché il meccanismo, perché questo è l'ABC, perché finché gli arrivi saranno irregolari e gestiti non dagli stati di partenza, non dagli stati di arrivo, non dai due in collaborazione tra loro, ma dalla criminalità organizzata che ci guadagna dal trasporto, molto banalmente, o anche dal lavoro schiavistico che viene fatto prima del trasporto, non si risolverà niente. Questa è la prima cosa, quindi. Dopodiché occorre una consapevolezza, una certa, mi viene a dire, ragionevole consapevolezza del ruolo che già svolgono gli immigrati nel nostro paese e cosa succederebbe se non ci fossero nei rispettivi settori che ho elencato prima, e quindi delle politiche di integrazione, cioè non delle politiche che fanno degli immigrati un target, un campo espiatorio a prescindere. Non ci sono posti all'asilo nido, è colpa loro, non trovo lavoro, mio figlio non trova lavoro, è colpa dei nuovi arrivati, eccetera, ma delle politiche anche di integrazione, che, lo dico, mi dispiace anche dirle sulla base di motivazioni di convenienza, le politiche di integrazione sarebbero giuste di per sé, e anche le politiche di accoglienza, tra l'altro, di una quota di rifugiati che esistono davvero, perché una delle perversioni del meccanismo attuale è che, non avendo più immigrati regolari,
tutti quelli che arrivano irregolari si devono dichiarare richiedenti asilo, perché sennò non li facciamo proprio rimanere. Devono dire che sono richiedenti asilo, anche se sia loro che noi sappiamo benissimo che non lo sono in grande maggioranza. Ma c'è una quota invece che lo è e che dovrebbe essere accolta a prescindere da qualsiasi altra considerazione. Dopodiché lavorare appunto sulle politiche di integrazione, che in Italia si è abituato a dire hanno un costo. Io mi limito a dire che se le persone che arrivano e che fanno, che ne so, che stanno nei centri, che siano gli SPRAR o i centri di accoglienza straordinari o altro, fanno 6 mesi di corso in cui imparano intensivamente l'italiano, imparano un po' di cultura e formazione professionale, quella roba lì non è un costo, è un investimento. Perché poi entrano nel mercato del lavoro e ancora una volta mi spiace usare solo criteri, argomenti economicisti, ma hanno una loro utilità, diciamo, dialettica e politica, poi si mettono a lavorare regolarmente, a questo punto pagano le tasse, restituiscono l'investimento fatto in tempi anche parecchio rapidi. E poi c'è tutto un problema dei diritti delle seconde generazioni, per esempio, quindi la cittadinanza attraverso lo ius culturae, eccetera. Noi non abbiamo convenienza, insisto ancora su questo aspetto e su questa parola che non esaurisce il problema, il fatto anzi di cui stiamo parlando, ad avere persone che arrivano irregolarmente e restano irregolari, perché anzi l'unica convenienza che ha qualcuno è un interesse politico di chi ottiene il consenso sulla base che esiste conflitto sociale, e finché ci saranno irregolari ci sono più probabilità di conflitto sociale, di devianza eccetera, che non se fossero regolari, che possono rimanere nel paese lavorando. Quindi queste sono poi nel dettaglio le ho scritte anche nel dettaglio insieme a Livi Bacci, che è, diciamo, il decano dei demografi italiani. L'abbiamo fatto proprio in dettaglio di elencare le politiche che bisognerebbe fare, diciamo si potrebbe andare avanti a lungo, ma le grandi linee alla fine sono queste: regolarizzare tutta la filiera a partire dagli arrivi e attivare delle politiche di integrazione, perché sono di convenienza reciproca. Poi ci sono processi che vanno avanti da soli, la mixité, il fatto che un decimo dei matrimoni siano misti, eccetera, come dire, produce degli effetti in qualche modo da solo. Grazie. Chi vuoi intervenire? Io sulle politiche anche io sarò breve, volevo piuttosto ribadire un punto, non per amor di rimarcare differenze, ma piuttosto per amor di chiarezza, nel senso che a me sembra che da questo dibattito sia utilmente emersa un punto di visione che si riverbera sulle politiche, cioè su che tipo di interventi debbano essere adottati, ma che ha origine a monte, ed è un punto di divisione sull'essenzialità di questi flussi migratori, cioè se questi flussi migratori ci sono indispensabili o meno. Io continuo a pensare che questi flussi migratori non sono affatto indispensabili, il contrario. Come riempiamo il buco nei prossimi 20 anni? Degli emigranti, però? Come? Lo diresti anche degli emigranti? Degli? Emigranti, cioè degli italiani che vanno. Mi sembra lo stesso aspetto da un altro punto di vista, cioè nel senso va sempre ricondotto alla questione del salario. Il salario è non semplicemente il salario, salario indiretto, diretto, differito, è lo stato sociale, il welfare, lo direi anche per chi emigra, nel senso che il punto centrale qual è? È che la capienza esiste. Se noi guardiamo le previsioni, nei prossimi 20 anni non rimarremo senza braccia. Ci sono 3 milioni di esclusi non volontariamente dalle forze di lavoro, 2 milioni di disoccupati. Come lo riempiamo il vuoto? Risponderei con i disoccupati. Questo è il punto centrale. E allora il discorso a me sembra
che ruoti intorno ad una nostra incapacità di vedere sostanzialmente gli esiti occupazionali e salariali degli ultimi decenni come un qualcosa di reversibile. Cioè, ormai noi siamo così immersi in questo clima, in questa temperie storica, che i livelli salariali infimi che affliggono gli italiani, che affliggono quasi tutti gli italiani, molto più degli altri lavoratori delle nazioni più civili, sono un qualcosa di naturale, irreversibile. I livelli di disoccupazione che caratterizzano gli ultimi 20, 30, 40 anni sono un qualcosa di irreversibile. Allora, se i salari sono così bassi, c'è poco da fare, accontentiamoci dell'immigrato che in ogni caso ci può fare la colfa più buon mercato. Mi sembra questo il punto. Allora, se noi diciamo, se gli immigrati vanno via, perdiamo un decimo di PIL, punto, io direi no, nel senso che potrei rispondere facilmente dicendo: se di questi 5 milioni anche solo la metà lavorassero, noi prenderemmo due decimi di PIL. Sarebbe troppo facile rispondere così, perché qual è la questione? Qua noi dobbiamo immaginare un diverso impianto di politica economica che ponga l'occupazione e il salario a centro dell'azione dell'operatore pubblico. Se noi accettiamo questa idea, se noi ci emancipiamo dall'idea che i bassi livelli salariali che ci affliggono sono un qualcosa di ineluttabile, che la disoccupazione è un qualcosa di ineluttabile, poniamo il fenomeno migratorio nella giusta prospettiva. Il livello dei salari degli immigrati, il problema non è che è più basso di quello degli indigeni perché sono al nero ed è quindi esclusivamente una questione legale. Il problema è che i salari, anche quelli legali, sono troppo bassi. Sono ormai 40 anni che i salari non tengono il passo della produttività, sebbene la crescita della produttività in un paese come l'Italia è bassissima, c'è stagnazione. Cioè, siamo di fronte ad arretramento salariale, ma non del salario illegale, di tutto il salario. Ed è quindi in questi termini che deve essere posta la questione. Noi non la risolviamo, questo per arrivare alle politiche, non la risolviamo semplicemente proponendo politiche in cui l'immigrazione da illegale diventa legale. Noi la risolviamo se riusciamo a mettere in moto meccanismi che consentano di far crescere i salari e la domanda aggregata in un contesto in cui questa crescita si traduca in una maggior crescita della produzione interna e non in una maggior crescita delle importazioni. Se questo è il discorso, se si accetta questa premessa, allora si può anche accettare una proposta di tipo regolamentativo che non sia mirante a ridurre i flussi migratori di carattere irregolare, ma sia mirante a ridurre i flussi migratori tout court, cioè a ridurre il più possibile gli accessi in maniera tale da non contribuire anche attraverso questo canale, anche attraverso il canale dell'immigrazione, ad un quadro distributivo che è un quadro distributivo che sta portando recessione. Noi non ce lo dobbiamo dimenticare. Questi anni di bassi salari e di alti profitti non hanno portato la crescita, non hanno portato l'investimento, hanno portato la stagnazione. Ogni cosa concorre alla riduzione del salario, alla sua incapacità di tenere il passo con la crescita degli altri redditi, agisce come fattore di arresto della crescita. E quindi questo, a mio avviso, la prospettiva. Da questa prospettiva io non ritengo che l'enfasi vada posta su aspetti di gestione intelligente del fenomeno, nel senso che è poco intelligente non consentire afflussi massicci di tipo legale. Direi che una gestione intelligente del fenomeno è quella di ridurre gli afflussi, di ridurre gli afflussi. Raffaele Falcone. Sì. Allora, anche io sarò veloce. La prima cosa, penso che bisognerebbe in qualche modo considerare all'interno della regolarizzazione dei
degli immigrati in Italia, non solo chi in questo momento ha un rapporto di lavoro o potenzialmente ha un rapporto di lavoro, ma consideriamo anche che all'interno del territorio ci sono una serie di persone immigrati che fanno parte di una marginalità ormai comune, che non riuscirebbero a uscire fuori dalla povertà e dalla schiavitù anche con un permesso di soggiorno, perché ci sono dei problemi sociali, psicologici molto più ampi. Per questo concentrarci anche su una parte di immigrazione che non è per forza legata al lavoro, ma che esiste comunque nel territorio italiano. Seconda cosa, anche io riprendo la questione sui salari, perché siamo in fase di rinnovo del contratto agricolo, sono dei tavoli aperti nelle varie province d'Italia per il rinnovo del contratto agricolo e tutto il dibattito è sempre schiacciato sui salari, perché anche se si prova a creare delle sperimentazioni, provare a capire quello che serve all'agricoltura nei vari territori, si ritorna sempre a quanto meno bisogna pagare i lavoratori. Cioè, noi invece, io penso, ma noi pensiamo che bisogna invece aumentare i salari per la stessa cosa che diceva il professor Barba poco prima di me. E come ultimo, penso che in Italia bisogna riprendere la discussione sulla rete agricola di qualità. La legge 199 è stata utilizzata dalle procure per arrestare datori di lavoro, ma questo non basta. Bisogna sedersi a un tavolo con l'ispettorato, con l'INPS, con i centri per l'impiego e rimettersi a discutere con le associazioni datoriali, con tutti i sindacati, rimettersi a un tavolo e discutere seriamente su come vogliamo che l'agricoltura vada avanti nei prossimi anni, per i lavoratori italiani, per i lavoratori stranieri, ma come l'agricoltura può diventare non solo un volano per l'economia in Italia, ma anche per il rispetto dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. Perfetto. Posso aggiungere solo una cosa? No, perché sono un attimo sconcertato. Cioè, da un lato, a parte che io penso che una gestione intelligente è sempre meglio di una non gestione stupida. Questo è per me un assioma, cioè lasciare le cose. Ma la cosa che mi sconcerta è che la soluzione sia, di fatto, la soluzione proposta, diciamo, la soluzione progressista proposta è bloccare i confini. Allora, per me è sempre stato un esercizio utile pensare alle immigrazioni guardando agli emigranti, e lo chiederei a loro, cioè agli italiani all'estero, se sarebbero d'accordo su questo tipo di politiche e se pensano che siano illuminate o progressiste o utili. Sulla questione salariale invece siamo assolutamente, totalmente, completamente tutti quanti d'accordo, e credo che troviamo materiali nei rispettivi lavori fatti da ciascuno di noi per attestarsi su questo. Cioè, questo è fondamentale e siamo d'accordissimo. Però starei attento all'idea che la regolamentazione vuol dire in qualche modo impedire l'accesso, a parte che non si riesce a applicare al contrario, cioè impedire all'uscita, e anche questa ci impoverisce notevolmente, ma ha una sua componente, diciamo, di progresso che inviterei a non sottovalutare. Ma... Perfetto. La ringrazio, professore. Direi che il tempo è volato via molto in fretta. Vorrei ringraziare innanzitutto Davide Montanari e Marta Fana per l'aiuto che ci hanno dato dal punto di vista organizzativo. Ringrazio ancora una volta Raffaele Falcone, il professor Lieve e il professor Barba per il loro tempo e per la loro disponibilità al confronto collettivo. Ricordo infine il nuovo libro del professor Lievi, La spirale del sottosviluppo, e del professor Barba, Il lavoro importato. Sono due testi molto interessanti, che vi consiglio. E niente, gli stati generali in qualche modo finiscono qua. Spero ci sarà però in futuro occasione per sviluppare ancora collaborazione tra associazioni organizzatrici
E intanto, per chi se li fosse persi qualcuno dei dibattiti di questi ultimi 10 giorni, vi consiglio di guardarli sul canale YouTube dedicato agli altri stati generali. Grazie ancora a tutti quanti e a presto, buona serata. Ciao. Grazie. Ciao, arrivederci.